Salve ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan per un altro episodio con piante contro zombie. Prima di cominciare, allora, intanto devo correggermi, o meglio, mi avete corretto, piante contro zombie non nasce su cellulari, ma nasce su PC per essere poi trasportato su cellulari. Colpa mia, pardon, non mi sono informato, stavolta non ho studiato, mi avete colto impreparato, ma anche perché piante contro zombie l'ho giocato ma senza mai informarmi particolarmente. Seconda cosa, voglio condividere con voi un attimo una piccola cosa che mi è successa, una disavventura che mi è accaduta oggi. Io cerco sempre di migliorarmi, no? Cosa che dovremmo fare tutti quanti. E sono andato a trovare un programmino per la webcam, per cercare di migliorare un pochino le cose, insomma per sperimentare, io sperimento. Morale della favola, stringendo, è andata a modificarmi dei parametri del microfono, infatti avevo registrato questo episodio già una volta, col microfono che si sentiva di cacca. È tutta la sera che ci litigo perché non riuscivo a risolvere questo problema. Una qualità pessima, dico oddio che è successo, insomma non sapevo più che fare, stavo per andare nel panico perché dico ho anche pensato si sta rovinando il microfono perché non c'è modo, i parametri coincidevano tutti quanti. Invece niente, alla fine sono andato a vedere questo programma per la webcam che si era impossessato anche delle impostazioni del microfono e le aveva riportate a delle impostazioni che aveva deciso lui, così, senza preavviso. Quindi niente, senza pensarci due volte, ho disinstallato il programma, l'ho mandato a quel paese, questo perché io le mani in tasca non me le so mettere, ma sembra che abbia risolto, ora dovrebbe andare più che bene. Quindi io purtroppo i livelli li ho già fatti, ma vediamo se posso ripeterli. Ero arrivato infatti alla notte, posso rifarli? Sembra di sì, ok, eravamo arrivati qui mi pare, giusto? Avevo sbloccato la piantaccia. Sì, ok. Questi erano i livelli da fare. Li ho già fatti, ma giustamente per onore di gameplay li rifacciamo. Quindi gioca e con la pace nel cuore, con l'anima rilassata, affrontiamo questa frottona di zombie che ci aspetta con una qualità che è tornata a quella di prima. Mi sento bene, ragazzi, mi merito un like solo per l'impegno. Allora, cominciamo. Girasole in primis. La super sparasemi, la sparaghiaccio, la piantaccia mangia uomini, ciliegie esplosive e noci da scudo. Giochiamo. Ok, guardiamoci una pubblicità per prendere il rastrello, a tra poco. E rieccoci qui. Bene, rastrello si è andato a posare qui in basso, raccogliamo il sole e posizioniamo i girasoli. Io ragazzi è il caso che mi vada a tagliare i capelli perché sto diventando veramente un selvaggio, sto facendo la fine di Robinson Crusoe. Crusoe, non ricordo come si chiama. Troverò il tempo. Non domani perché devo uscire, sarò fuori a pranzo, ma probabilmente nei prossimi video mi vedrete finalmente con i capelli umani. Vai, continuiamo a posizionare girasoli allegramente, ho l'animo talmente in pace che veramente me la sto godendo. Soli. Abbiamo la super sparasemi, quindi non c'è fretta, spara il doppio dei semi della sparasemi normale, quindi anche se questo zombaccio sarà arrivato a metà livello, non me ne preoccupo, lo uccideremo, non vi preoccupate. Eccoci, vai, possiamo posizionarlo. Due semi alla volta, ragazzi, è tutta un'altra cosa. Ecco, già gli ha staccato un braccio, ecco fatto. Non ha fatto in tempo a percorrere neanche due caselle. Bene, ora pian pianino cominciamo a riempire tutta la prima fila con le super sparasemi. Sono contento che questa serie su piante contro zombie vi sia piaciuta, a me appassiona. C'ero andato in fissa, vai, mettiamola qui. Ora ne sta arrivando uno col cono, ma non mi spaventa minimamente. Contro la super sparasemi non c'è zombie che tenga, perlomeno quelli di questi livelli. Eccola qua, vai. Tuttavia, dopo metteremo anche le sparaghiaccio. Come si chiamano? Sparabrina? Se ci vado sopra non mi dice il nome, vero? Nah, peccato. Dai che gli sta abbozzando il cono. Eccone un altro qui sotto. Vai, tutto a posto. Braccio staccato e testa partita.
Vai, anche a te. Ormai abbiamo la fila di girasoli piena, quindi abbiamo la produzione minima che ci serve per autosostenerci e per continuare a posizionare piante per tempo. Eccole un altro, vai, vai. E questo qui è un po' più pericoloso, ragazzi. E, qui toccherebbe cominciare a mettere anche la, ecco appunto, la sparabrina. Perché questo qui, sì, è lento, ma è veramente forse lo zombie più resistente di questo primo mondo. Infatti converrebbe o gli sparo, ecco, magari delle ciliegie esplosive. Sì, forse è la cosa migliore per adesso. Finché non mettiamo la sparabrina. Quella è. Da questi ci possiamo difendere tranquillamente. Continuiamo ad accumulare soli. E arrivati a 175 metterò la prima. Ecco qua. Se compare uno zombie un po' più tosto col secchio in testa, metterò la sparabrina proprio davanti a lui. Altrimenti, vabbè, per il momento, dai, mettiamola qua. Così, oltre ad avere un attacco doppio della super sparasemi, li rallentiamo anche. Dai, mettiamone un'altra qui al centro. Manca l'orda finale da cui dobbiamo difenderci, ma siamo ben attrezzati. Dovremmo poterci difendere senza troppe complicazioni. Boom, orda finale. Brains, brains. Dai, mettiamone un'altra qui. Eccolo lì, quello col secchio. Ma adesso che c'è questa, sto proprio tranquillo. Tutto rallentato, non riuscirà ad arrivare neanche a metà dell'arena. E probabilmente neanche farò in tempo io stesso a finire di mettere le piante. A posto. Bella per te. Vai! E in questo caso ci avrebbe sbloccato le piante successive. Dimentico sempre che c'è la pubblicità e che io continuo a parlare. Dicevo, in questo caso ci ha dato una sacca di soldi, di monete, perché altrimenti ci avrebbe dato la super sparasemi. Io l'avevo già sbloccata, quindi non ho giocato secondo le regole, ma il concetto è quello. Bene, ci giochiamo il livello 9 che ci sbloccherà, mica mi ricordo, un nuovo tipo di girasole, probabilmente. Ok, altra pubblicità, accidenti a me. Comunque ci siamo, nono livello. Mettiamo subito un girasole, la super sparasemi, la sparabrina, la piantaccia mangia uomini, ciliegie esplosive e noce roccia, che ci farà da scudo. Attenzione a questi con l'asta, oltre a quelli con il secchio di metallo, perché sono i più pericolosi di questo livello. Giochiamo. Ah, ok. Ecco il solito rastrello. Ce lo guardiamo. Pubblicità. A tra poco. Voilà, rieccoci. Rastrello posizionato. Cominciamo subito a mettere i primi girasoli. Vai, che stiamo a 75. Altro girasole. Vediamo che zombie arrivano. Ok, il primo viene fermato dal rastrello, quindi non c'è problema. È tutto tempo guadagnato. Più girasoli riusciamo a mettere in meno tempo e più produzione avremo da investire nelle piante. Potrei anche mettere due file di girasoli in realtà, eh. Però questi per ora bastano e avanzano per respingere gli assalti. Anzi, potrei addirittura tentare la sorte, mettere ancora... Ecco qua, ho messo tutti i girasoli, ora che siamo a 150, appena arriva i prossimi soli, ancora uno, eccolo, vai, mettiamo subito una super sparasemi, dovrebbe riuscire a liquidarlo, vai, siamo fortunati, il secondo zombie è comparso sempre sulla stessa linea, quindi abbiamo un po' più di tempo per accumulare soli, ci penserà lei ad ucciderli entrambi. E nel frattempo ne abbiamo accumulati abbastanza, ecco qua, per mettere già la seconda sparasemi. E la metteremo qui sotto. Vai, così pensa subito a quello col cono. E stiamo già a buon punto
per la prossima. 100. Poi in extremis io potrei sempre cliccare qui, guardare una pubblicità per ottenere una noce aggiuntiva per difendermi. Attenzione, dovrebbe riuscire a fermarlo. In caso di problemi potrei usare una noce esplosiva. No, no, gli ha già staccato un braccio, dovrebbe farcela. Perfetto. Attenzione a questa, appena escono soli a sufficienza. Qui, vai, mettiamola qua. Spara, spara, levalo di mezzo. Ne manca soltanto una e avremo la prima fila pronta a difenderci. Uccidi, uccidi, uccidi. Dai. A posto, non ha fatto in tempo a darci neanche un mozzichetto. Vai, ultima super sparasemi. E adesso siamo completamente protetti, per modo di dire. Però non sarà sufficiente, ci aspettano due orde in arrivo, quindi continuiamo. Io potrei anche mettere un'altra fila di super sparasemi, però metterò queste qui sparabrina, così li rallentiamo. Poi se avanza il tempo ne metterò un'ulteriore fila. Vai, cominciamo a rallentarli. Sta arrivando una gigantesca orda di zombie. Ed io ne metto un altro, vediamo un po', qui al centro. Brains, brains, cervelli. Guarda che contrattacco massiccio. Siamo ancora comunque nelle prime fasi, il gioco è ancora abbastanza semplice. I zombie sono lenti, non sono fortissimi. È ancora abbastanza tranquilla come cosa. Dai, mettiamone un altro qui e ne mancano soltanto due. Ecco quello che mi preoccupava, quello col secchio in testa, però siamo ben equipaggiati per rispedirli al mittente. Ancora una. Il problema sarà quando ne cominceranno ad arrivare due o tre sulla stessa fila di quelli col secchio in testa. Lì ci vorrà un po' di più per sbragarli. A posto. Ora abbiamo un'intera fila che risponde al fuoco più una fila che li rallenta. Vai, vai. Sarei tentato di mettere le piante mangia uomini, però anche ecco, mettere un'altra fila di queste super sparasemi per avere 4 semi alla volta più uno che rallenta è una cosa micidiale. Costano, ma ne vale la pena. Tanto ormai siamo verso la fine del livello. Dai, un'altra qui, vai. Siamo vicini all'orda finale, ma noi siamo molto ben attrezzati. Quanto siamo? 150, 175. Ecco qua, un'altra qui sopra. Non servono, ma è proprio tanto per buttare soldi, per buttare soli. Tanto il livello ormai è finito. Sta arrivando una gigantesca orda di zombie e anche un colpo di tosse. Chissà se riesco a mettere le ultime due piantine. Una qui. Mamma mia. E queste non sono le piante più forti, ce ne sono altre ancora più forti, ma che dovranno vedersela contro zombie in proporzione ancora più forti. Anche se questo qui è un buon metodo di contrattacco. Dai, questo lo faccio mangiare. Ecco fatto. Fatto. Soldi.
Pubblicità, immagino. Eccoci qua. Pronti per l'ultima sfida di questo mondo. C'è anche il rastrello, io ovviamente lo prendo. Altra pubblicità, a tra poco. Ok, rastrello posato, eccolo qui sotto. Attenzione perché ora non avremo la scelta delle piante. Ci verranno inviate direttamente da qui. E noi dovremo posizionarle. Quindi cominciamo, mettiamo una super piragnona qua. Una qui. Una qui. Una qui. Abbiamo le super sparasemi, le sparabrina. Quella intanto se l'è mangiato. Queste qui, le sparasemi normali, ormai sono praticamente facoltative, quindi le possiamo mettere anche avanti perché saranno sacrificabili. Noi dobbiamo aspettare, ecco, che ci vengano inviate le super sparasemi, che saranno quelle principali. Queste qui, sparasemi normali, ormai serviranno a poco, proprio come tappabuchi, se vogliamo dirlo. Idem per le mine. Ecco qua, noi mettiamo tutte le super sparasemi qui. Le ciliegie esplosive le teniamo, le noci anche, le mettiamo qui. Le ciliegie esplosive le teniamo proprio per le emergenze, a meno che non siamo talmente pieni che mi potrò permettere di buttarle via. Ecco, ad esempio, in questo caso, visto che questi rompono l'anima, noi li distruggiamo così. Elementare. Oh, ecco un'altra super sparasemi. Tanto c'è la bomba. Vai, un'altra qui. Mettiamone subito un'altra, così intanto si innescano. Questa sta ancora masticando, maledizione, mi sa che non riuscirà a ingoiarla prima di mangiarsi quest'altro. No, purtroppo no, se l'è mangiato, peccato. Mettiamo un'altra roccia qui. Vai, altra sparabrina. Questa è andata, ma non ci interessa. No, invece sono riusciti a ucciderla prima che se la mangiasse. Ormai la nostra difesa l'abbiamo praticamente completata. Ecco, posso anche permettermi di mettere altre super sparasemi. Qui ormai c'è una barriera bella tosta. Queste continuiamo a tenerle, mettiamo altre bombe. Sparasemi normale, mettiamole qui. Ecco qua, l'ultima sparabrina che mi serviva. Un'altra noce, mettiamola addirittura qui. Così non passeranno mai più. Queste qui servono, queste ormai occupano solo spazio. Altre sparabrina non mi servono. Non siamo ancora neanche a metà. C'è ancora una bella orda che ci aspetta. Queste le metto qui così impegneranno gli zombie, mentre queste qui gli spareranno addosso. Poi qui c'è un bel campo minato, mamma mia. Dai, altra super sparasemi, qui. Bene, un'altra ancora. Qui due, abbiamo quattro semi più uno. Splendido. Un'altra super piragna. Siamo proprio tranquilli, ragazzi. Potrei quasi staccare le mani dal mouse. Non lo faccio, perché non si sa mai, però. Mai. Non possono proprio più passare, c'è una difesa talmente coriacea e poi ecco anche le bombe qui, cominciamo ad usarle, liberiamo spazio. Vai, altra super sparasemi, due file di super sparasemi, che paura. Pausa. Ho sentito un rumore qui sotto. Stanno cercando di entrarmi in casa? No. Boh, ho sentito un tonfo. Ma, ci avrò le allucinazioni. Ok, riprendiamo. Qua. Bom. Dai che devo liberare spazio qui, c'è troppa roba. Ultima super sparasemi. Adesso sto veramente a posto. (Ride)
foreste, proprio tanto per... Quanti ne mancano? Ecco qua, via. Attappiamo gli ultimi spazi proprio per dargli fastidio. Togliamo qualche bomba. Addirittura ho tolto la pianta sbagliata, vabbè. Dai che stiamo alla fine, su. Ammazza, segna 26 minuti. Ma sicuramente è colpa anche delle numerosissime pubblicità, eh. Manca l'orda finale. Qua è tutto attappato. Voglio vedere come passano. Questi, vabbè, scavalcano, ma se li trovano davanti una mitragliata spaventosa. Niente, io qui non ho più spazio per mettere piante, devo fermarmi. Ormai non riescono neanche più a superare il primo quadratino. E qualora ci riescano... Bam! Bella per voi. Ciao ciao! Pubblicità, immagino. Ed ecco fatto. Allora, adesso, una volta completato il primo mondo per la prima volta, ci sarebbe comparsa, ci sarebbe arrivata una lettera da parte degli zombie. Io ora non la vedo, però andando a ripescare il mio gameplay che ho registrato poco fa, che si sente male, ve la leggerò. Ok, sicuramente vi starò facendo vedere lo screen. Ci sarebbe stato inviato questo messaggio, in realtà prima del livello finale di questo mondo, con scritto: salve, stiamo per sferrare un'offensiva su larga scala contro la tua casa. Distinti saluti, gli zombie. Che cosa carina! Ok, questa lettera ci sarebbe stata inviata alla fine del livello 9 per avvisarci che a livello 10 ci sarebbe arrivata un'immensa frotta di zombie. Finito questo, potremo cominciare il secondo mondo, che però vedremo nel prossimo gameplay. Io per adesso vi saluto, spero che vi sia piaciuto, in caso come sempre lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e commentatemi. Noi ci vediamo la prossima volta col prossimo episodio di Piante contro Zombie. Ciao ragazzi, abbraccione, grazie Ivan!